sono voluti ben 10 anni di ricerca e sviluppo per presentarvi finalmente l'invenzione che cambierà per sempre il nostro concetto di energia. Facciamo spazio a una vera rivoluzione ecologica. La necessità di energia cresce in modo esponenziale. Oggi è prodotta per i 2/3 da combustibili fossili, che emettono una grande quantità di CO2 e fumi inquinanti, così distruggendo massivamente aria, mare e terra. Il mondo deve ridurre urgentemente le emissioni di carbonio a 0% e, soprattutto, riciclare la totalità dei rifiuti in modo ecologico e sostenibile. Anche le nuove soluzioni di produzione energetica mostrano di non poter sostituire efficacemente i combustibili fossili. Esse hanno difficoltà a sostenere la costanza del flusso di produzione. Altre sono pericolose o generano scorie altamente rischiose. Siamo davanti a un vicolo cieco. Non esiste attualmente nessuna reale alternativa a soddisfare le nostre esigenze di energia, preservando il nostro pianeta pulito per le generazioni future. Come reagireste se vi dicessimo che si potrebbero ridurre completamente le emissioni di carbone con un sistema sicuro, durevole e capace di offrire un grande rendimento energetico? Sogniamo ancora un po'. E se con la stessa invenzione si potessero eliminare i rifiuti non riciclabili e quelli tossici, se si potessero anche ripulire gli oceani, salvare la biodiversità, fermare i gas a effetto serra e sostenere totalmente le nostre esigenze energetiche? Oggi la nostra tecnologia lo può realizzare. Possiamo creare energia termica ed elettrica processando semplicemente rifiuti vari e non riciclabili grazie allo straordinario fenomeno della gassificazione a circuito aperto. Senza l'ausilio di fonti energetiche esterne, si produce un gas di sintesi altamente comburente, in grado di raggiungere i 1200 gradi Celsius. L'autocombustore si distingue per 5 fattori vincenti. Le sue emissioni in atmosfera sono ben al di sotto dei limiti imposti dalle normative europee. Non necessita di nessun sistema ausiliario di abbattimento dei fumi. I residui del processo sono delle ceneri basaltiche classificate come inerti. Non dipende da fonti di energia esterne. Genera energia da rifiuti sia solidi che liquidi. L'autocombustore è in grado di processare, oltre alla biomassa, anche rifiuti come plastica, pneumatici, rifiuti ospedalieri e speciali, oli esausti e tanti altri scarti industriali. Questo processo genera una potente energia termica utilizzabile direttamente come fonte di calore per tanti settori urbani e industriali. Questa invenzione, brevettata mondialmente, dimostra di non avere nessun difetto. Possiamo realizzare il sogno impossibile di ripulire il mondo e fornire alla rete un'energia pulita, investendo al meglio le risorse del nostro pianeta, non più inquinando, ma processando tutti i rifiuti. Stiamo entrando in una nuova era. Una piccola rivoluzione tecnologica, una grande opportunità per l'umanità.